Eccoci qui, BitTalk con Francesco Della Lunga, cominciamo. Ciao Francesco, la prima Ciao cosa Valerio. Te la dico proprio al volo così, l'hai appena detto, sei tornato dal Belgio, Ganderegen, sì. Mi devi dire com'è l'atmosfera lassù e come l'hai vissuta questa esperienza. Beh, che ti devo dire? Allora, lassù innanzitutto si respira un ciclismo molto diverso da qua giù rispetto insomma a quello italiano, perché hanno tutto un altro modo di correre, lassù battaglia dall'inizio fino alla fine, e nulla che dire, è tanto bello quanto duro, perché anche se non ci sono vere e proprie salite, però la corsa la fanno i corridori, e quindi è una guerra continua dall'inizio alla fine, è una battaglia, quindi... sì. La differenza più grande è questa, che là dal chilometro 1 pronti via si comincia a attaccare, a tenere Sì, posizioni, si lì va un altro ritmo, tu fino... dici. Sì, partenza lanciata subito ai 50 all'ora, tutti provano a uscire, e il gruppo chiude, allora un altro riparte. Anche tenere le posizioni davanti non è facile, anche perché le velocità sono veramente alte, quindi è proprio tutto un altro modo, uno spirito proprio diverso. Anche le persone a bordo strada che ti incitano, insomma, non sono cose che si vedono quasi tutti i giorni, anche qua giù. E magari qua giù poi arriveranno anche qualcosa di questo tipo, chi lo sa, io me lo Speriamo, auguro, speriamo. Anche io per. perché sai, il mondo diventa un po' tutto più piccolo, nel senso con questi mezzi che si è connessi, per esempio tu adesso sei a casa tua adesso? Sì, sono qua in camera mia, sì. Sei a casa tua, cioè è una cosa meravigliosa questa che già fino a 3-4 anni fa non la si poteva fare Sì, e chissà è vero così. che ci si possa influenzare tutti quanti e che l'atmosfera del Belgio, le cose belle le possiamo portare qua e poi anche noi possiamo portarla alle cose buone Certo, del Belgio. certamente, sì. Allora, facciamo una cosa, io ho delle Ok. domande che in questo pomeriggio mi hanno scritto i vari ragazzi che ti vogliono chiedere delle Va curiosità. bene, sì. Io però direi di cominciare con perché credo che è più o meno la prima volta che ti conosco, che ti vedo, che ti parlo un attimino, cioè, Sì. Non abbiamo quasi avuto sì, modo di... mai avuto modo, e questa è una cosa davvero nuova anche per me. Dimmi un po' le cose basiche, innanzitutto, sei a casa tua, dimmi dove abiti, che scuola fai, cose di questo genere. Sì, guarda, io sono di Indicatore, provincia di Arezzo, e scuola, frequento il liceo scientifico, indirizzo sportivo, sempre ad Arezzo, no? Sempre in centro, e poi che ti posso dire? Ma Questo. io principalmente sì, vivo la mia vita qua in casa e in bici, perché questo è il mio ufficio, ecco. Il tuo figlio. Oh, abbiamo una cosa in comune, ho fatto il liceo scientifico pure io. Ah, è una Abbiamo bella una cosa in scuola, dai. comune, a parte l'età invece che hai la metà dei miei anni, quello sono un po' fregato. Allora, cominciamo con le domande che sono arrivate quest'oggi e io le faccio comparire qua, non so se anche tu le vedi. Gabri Argilli dice: che Sì. obiettivi hai per i prossimi anni? Magari aggiungiamo un pezzo di domanda, anche dato che è appena incominciata la stagione, tra l'altro molto Sì, bene certo. perché hai vinto la gara d'apertura in L'apertura, volata. Esatto. sì. Mi racconti quali saranno i tuoi obiettivi di quest'anno e anche dei prossimi anni futuri? Beh, diciamo, quest'anno siamo partiti un po' col piede giusto, anche non solo io, tutta la squadra, perché di 3 corse che abbiamo fatto abbiamo alzato le mani ben 3 volte, quindi siamo partiti molto bene. E nulla, ora con questa corsa qua in Belgio io spero di poter anche in futuro tornare a vestire la maglia della nazionale, che è una maglia prestigiosa. Però vedremo, perché parla la strada e non sempre è facile. E dai, spero anche per me, anche per un futuro, di poter anche fare qualcosina in più per me e per i miei compagni, per portare anche il nome della squadra in alto, sì. E questo è lo spirito giusto, spirito di squadra, però un conto è la squadra, chiamiamola di club, e un conto è la Sì, nazionale, perché si incontrano certo. quelli che magari sono i rivali. Mi racconti proprio di questa esperienza, com'è stato vivere i giorni anche antecedenti alla gara, precedenti alla gara,
con i tuoi compagni di nazionale col CT? Sì, visto eravamo in sei, noi junior, tutti provenienti da squadre diverse, bene o male comunque abbiamo sempre avuto modo anche negli anni scorsi di conoscerci, quindi non eravamo proprio sconosciuti, a parte ho avuto modo di conoscere Lorenzo Balestra, che è un ragazzo del Giorgi, sì, che non avevo mai incontrato, e anche Rino De Candido, che ci ha, insomma, ha fatto modo di farci stare insieme, di unire il gruppo, perché se siamo un gruppo unito, insomma, corriamo anche meglio e affrontiamo anche meglio la corsa, che di per sé non era facile, la pressione poteva essere anche tanta, perché è sempre una gara internazionale, quindi dai, è stata una bella esperienza e anche per questo non ci siamo lamentati, certo. Andiamo avanti con le domande dei nostri amici, magari poi anche coloro che sono collegati in diretta, se lo vorranno, potranno pure porle. Quali, sì, emozioni, certo, ti dà un giro in bicicletta, cioè l'andare in bicicletta? È una domanda emozionale questa che arriva. Che tipo di sensazione hai quando hai, appunto, via, si comincia? Io personalmente, guarda, ti dico che a parte i giorni in cui andiamo con la squadra, però io personalmente mi alleno quasi sempre da solo, e anche questo magari alcuni non lo accettano oppure non vogliono compagnia, certo, questi sono gusti personali, però io personalmente mi sento libero quando vado da me solo, sentire l'aria in faccia, tutti i rumori della natura, insomma, mi rende libero e felice di fare questo sport, che è davvero fantastico. È una risposta quasi romantica, oserei dire. Bellissima, bellissima, bellissima. Ho detto la parola romantica, io ho spulciato anche il tuo profilo Instagram, sei un po' un romanticone, ti ho visto, anche metti fotografie, è una cosa bellissima. Sì, sì, con la mia ragazza, sì. Assolutamente. Andiamo avanti con le domande che sono arrivate nel pomeriggio. Qual è stata la vittoria più bella di questi anni e quella che ti ha dato più emozioni? Beh, come vittoria più bella posso dirti la prima da New York, non si scorda mai. Dov'era? Era una corsa in provincia di Padova, una gara, sì, piatta, un circuito, che è stata una gara, insomma, una vittoria più di liberazione, perché venivo da un periodo non molto fortunato e eravamo anche andati vicino a molte volte alla vittoria, però per qualche piccolezza magari non sempre siamo riusciti anche come squadra a ottenere la vittoria, e è stata proprio un urlo di liberazione alzare le mani al cielo dopo tanti mesi che venivo, insomma, dalle vittorie, sì, dagli... Sì, questo l'anno scorso, perché sai, io ho questa cosa, che l'anno scorso io ho un buco, nel senso che sono stato via tutto l'anno, sono stato in Europa, sì, con una squadra femminile, sì, sì, e quindi non ho seguito bene la categoria, e quindi ti ringrazio per questa delucidazione, perché io ti ricordo come un bravo pistardo, insomma, ti ricordo nei vari campionati, sì, da allievo. Magari ricordami un po', perché non ho tanta memoria, la tua esperienza anche in pista da allievo, cos'hai combinato? Da allievo primo anno già mi presentai alla velocità, feci secondo agli italiani dietro a un grande Davide Boscaro, e già lì il morale era altissimo. Al Keirin mi si ruppe la catena, ero deluso di questa cosa, perché potevo fare una grande prestazione, però purtroppo la sfortuna ci mise del suo e tornai più forte l'anno scorso. Un successo. Sì, e vinsi insieme a Enrico Baglioni, a Tommaso Dati, scusami, e sì, la velocità squadre, poi vinsi la velocità singola da me solo, e poi feci terzo al Keirin, che tra l'altro fu vinto proprio da Tommaso Dati, che ora è anche in squadra mia, quindi fu un grande successone per tutta la Toscana. Assolutamente. Dimmi cosa ti dà la pista, cosa ti ha dato la pista anche nel poi magari affinarti in qualcosa su strada, il perché è una cosa utile farlo e come la vivi questa esperienza. Beh, la pista innanzitutto ti insegna forse meglio ancora della strada
a stare in bici perché con il fisso non è facile, ti viene anche la voglia di smettere di pedalare, però se smetti è un casino perché ti ribalti, quindi ti insegna molto e anche a livello, posso dire, di emozioni, mi ha portato tante maglie, tante emozioni che di certo non si scordano, benché non siano su strada, però è sempre una disciplina che è bene farla anche dalle categorie giovanili perché ti insegna proprio ad andare in bici. Assolutamente. Proseguiamo con le domande che ti fanno i nostri amici e ci dicono e ci ti chiedono a quale ciclista ti ispiri? Magari c'hai un riferimento qua. Oh mio Dio, ho perso di tutto. Ok, chiudo qua la domanda. Se hai appunto un modello di riferimento, qualcuno che ammiri particolarmente. Un ciclista in particolare diciamo che non ce l'ho, però ecco, dipende molto dalle corse perché ogni percorso ovviamente Certo. ha una sua storia, quindi bisogna sempre adattarci al modo di correre e diciamo che mi avvicino molto a quello che potrebbe essere Gaviria perché vedo che anche in salita, bene o male, lui riesce a difendersi un po' come posso fare io e in volata dire molto la sua anche in volata di gruppo perché è un forte velocista. Ecco questo qua. Buona risposta questa. In base al percorso bisogna prendere spunto da chi lo sa Sì, interpretare meglio. certo. Molto, 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 molto interessante. Altra domanda sentimentale. Qual è la corsa che sogni di vincere nel tuo futuro? Personalmente io penso alla Milano-Sanremo. È giusto sognare in grande. la Milano-Sanremo è una bella corsa, sì. Perché secondo Cosa me ti piace della Sanremo? è il percorso, perché ogni anno ho modo di vederlo, ho modo anche di vedere l'arrivo, cosa può dare. Personalmente non sono salite lunghe. Non sono salite dure da fare, un velocista magari con un po' di gambe, anche se dopo 290 km la fatica è quella, però potrei avere una possibilità se un giorno potrei farla. Ecco. Te l'auguriamo. Continuiamo con le Grazie mille. domande. Con le domande. Allora, domande anche, vediamo qua, allenamento. Parlando di allenamento, cosa ti piace più fare e cosa invece odi di più? Le cose che ti piacciono e non ti piacciono degli allenamenti, quale tipologie preferisci e non preferisci, insomma. Ma diciamo che gli allenamenti, bene o male, io te l'ho detto, personalmente esco quasi sempre da solo, non faccio grandi cose quando vado da solo, qualche girata, qualche esercizio qua e là, però quando sono con la squadra, siamo tutti insieme, è anche bello andare in bici, uscire, anche fare magari 3-4 ore non mi pesa mai, perché la compagnia, se è quella giusta, ti passano davvero veloce, quindi non ho una tipologia preferita o una che odio, quindi tutto per me va bene, basta farlo. Mi piace questo tuo atteggiamento, mi piace questo tuo atteggiamento, ti vedo bello determinato, tranquillo, con una certa... Sì, Via. Cioè, che indole c'hai? dai. C'è un'indole tranquilla, sei scatenato, come sei? Come sei? Una domanda difficile, forse dovrei farlo ai tuoi Boh, non. compagni di squadra, dovrei Forse fare loro sì, forse loro questa domanda. potrebbero dirlo meglio di me, però dai, sì, non sono uno cattivo, tra virgolette, certo, però quando c'è da dire, cioè quando devo impormi con la voce magari o tra i miei compagni, è giusto anche farlo in alcuni momenti perché anche per quei ragazzi che sono del primo anno, anche capire il modo Sei di meglio. correre, capire per Sì. loro anche come può essere la squadra, potrebbe essere anche di buon auspicio per gli anni prossimi, ecco, quindi sì, dai, sono un ragazzo molto tranquillo, solo quando serve, dai, solo Solo quando quando serve, serve, solo quando sì. serve. Io ho un carattere brutto, perché sembro qua che sorrido quant'altro così. Infatti tutti qua, sono qua c'è qua la mia famiglia qua fuori e davvero loro dicono ma smettila di fare così che sorridi quant'altro che c'è un carattere orribile, insomma, mi dicono una cosa del genere. No, vabbè, si scherza, siamo Certo. umani, tutti Sì, hanno i sì. E pregi e i difetti. difetti. Assolutamente.
Qualcuno scherza perché qualcuno dice che sei tranquillo quando dormi, il conto. Sì, è un mio compagno. Sì. Assolutamente, sì. Assolutamente. Quali sono i tuoi interessi oltre alla bicicletta, ti chiedono? Ma io, ecco, questo qua, diciamo che è una domanda molto personale. Io sono uno che ama molto mangiare, ecco. Quella! Questo non te lo nascondo. Vabbè, ma il mangiare e la cucina è una mia specialità. Allora mi devi dire quantomeno il piatto preferito, almeno uno. Il piatto preferito è la pasta è senz'altro. Qualsiasi forma. Sì, sì, qualsiasi forma, che siano penne o spaghetti, io la pasta. Ma sei rovinato, sei andato a correre in Belgio e lì la pasta la usano come condimento, la usano come insalata. No, loro. Lassù non sanno cucinare, lassù no, non sanno. No. Siamo rovinati. Meno male disastro. Che sono tornato in Italia, mi mancava. Mi mancava. Mi mancava la cucina. Assolutamente. Io sono un fan anche del caffè. Mamma mia, adesso l'espresso, sì, l'espresso italiano. Anche lassù, quando magari la mattina gli chiedevo un cappuccino anche con i miei compagni, cos'è questo era schifo lì? Sì. C'è Thomas Cisotto che ti chiede: qual è stata la gara più difficile che tu abbia mai fatto? La più difficile? La più difficile, secondo me, è stata Turano, il Gran Premio Liberazione, 25 aprile anno scorso. Perché come mai? È una gara da proprio anche a livello mentale è stata difficile da interpretare, poi per il percorso quale è dura di per sé perché c'è tanta salita, mm-hmm, e bisogna stringere i denti in ogni attimo perché è anche un internazionale, quindi non solo squadre magari toscane, sì, ci possono essere magari lombarde o anche fuori Italia, quindi non sempre è facile amministrare la corsa, stare davanti e dire la sua. Sì, proprio quella per me è stata una gara molto difficile. Chiaro. Andiamo avanti con le domande. Questa, vabbè, molto particolare. Se uno da caldo o da freddo e pioggia, insomma, se uomo Italia da corse mediterranee col sole, preferisci correre col caldo oppure abbiamo parlato di Belgio, ti trovi a tuo agio anche in situazioni climatiche più complicate? Beh, devo dire che lassù su in Belgio non siamo stati abbastanza fortunati, perché sì, siamo stati abbastanza fortunati, a vento, parte vento. Sì, vento tanto, sì, tanto vento, tanto, sì, tanto vento, sì. E nulla, il freddo l'abbiamo preso solo alla partenza, poi dopo 2 chilometri già eravamo caldi. A menare ci si scalda velocemente. Ti trovi a tuo agio con la pioggia? Con la pioggia, diciamo, se coperti bene non mi dà particolarmente noia. Sì, sì, no, anche sulla guida, tutto tranquillo. Curva, sì, sì, curva. Sì, mi sento a mio agio. No problem. Sì, no, vabbè, io vedo lì la cosa che mi ha sempre impressionato del Belgio, è quando si entra in quei pave esterne, che devi andare lì ti auguro il futuro è tutto diverso da come si immagina in televisione, a farlo è totalmente diverso. Un'altra cosa, sì, e se un'altra per caso cosa. Ci sono due gocce di pioggia lì c'è tutta la guerra per andare a prenderlo nelle prime posizioni. Sì, una vera prova volata, sì, sì, è sì, una vola, sì, si fa le volate, poi arrivi lì dentro, sì, sì. E c'è, è fantastico, è bello, fantastico, bello. Sì, sì, per noi bello, che guardiamo, per voi che pedala, per te che pedale. Andiamo avanti, vediamo se c'è ancora qualche domanda. Se ti chiedo, no, se mai avete, sì, assistito a qualche gara di professionisti, e io aggiungo anche dal vivo, e se guardando i professionisti dal vivo, se sei andato a qualche corsa, se c'è un qualcosa che ti ha particolarmente colpito o affascinato, o che addirittura hai imparato anche così da spettatore, non lo so. Ma devo dire che bene o male qualche gara qua, anche qua proprio in provincia di Arezzo ci sono state, sì, c'è stato anche degli arrivi della Tirreno Adriatico, anche delle partenze, e poi il famoso arrivo, quello che quando vinse Brambilla proprio nel centro di Arezzo, che ebbi modo, sì, proprio di vedere totalmente la corsa, perché si svolgeva quasi
quasi sempre qua nelle nostre vicinanze, quindi vidi proprio in faccia la fatica che facevo nei corridoi. La fatica, no, la fatica. Una, sì, diciamo che i professionisti sono un'altra categoria e proprio si vede che tutto è totalmente diverso. E arrivare lassù non è facile. Ci proveremo. Sì, sì, senza. Allora, questa è una domanda anche un po' scomoda, se vuoi, puoi anche non rispondere. Perché qua ti chiedono addirittura chi sono i 5 juniores più forti d'Italia. Puoi anche non, è imbarazzante. Poi no, l'hai detto anche tu prima, dipende dai percorsi. Sì, sì, secondo me non c'è una risposta a questa domanda. Dai, non la facciamo. Dipende molto dai percorsi, perché poi in gara ci può essere una sfortuna, può vincere anche un ragazzo che non ti immagini mai. Che possa vincere, quindi c'è spazio per tutti e sinceramente ancora non c'è ecco, questa classifica. Sì, diciamo. Sì, sì. Qualche atleta all'estero che ti ha colpito? Ma parlando di estero... Che, straniero magari, vabbè, tolto anche, il fenomeno. Il fenomeno belga. Quello lo so. Vabbè. E, no, guarda, lassù personalmente mi hanno impressionato molto gli americani, perché io non pensavo che potessero davvero andare forte in quel modo. Erano su tutte le fughe, scattavano continuamente a controvento, quando c'era il vento laterale non si facevano problemi di nulla, prendevano sempre tutte le salite davanti, davvero impressionanti. Bene, ultima domanda che mi chiedono è se hai la tua corsa preferita tra quelle che hai corso e anche la regione magari che preferisci correre, la regione. Ma guarda, l'amata Toscana non si lascia mai. Anche, posso dire che chi viene qua a correre davvero sono percorsi fantastici, benché pianura zero, perché ti posso dire l'ideale. Che pianura poca, perché dove ti muovi almeno una mezza salitina, qualche strappo te lo trovano sempre. E dai, però la Toscana è una bella regione per fare tutto, perché c'è di tutto, c'è salita, c'è discesa, c'è anche qualche pezzo di pianura, e adatto a tutti, ecco, molti ragazzi. Ti faccio una domanda così personale per conoscerti, perché ripeto, è la prima volta che che ci sia modo di chiacchierare, mi sta facendo molto piacere, perché sto scoprendo un ragazzo davvero determinato, ma con lo stile giusto, sorridente, tutto. Mi piace questo tuo atteggiamento, mi trasmetti buone sensazioni. Scusami un secondo, sì, che devo fare ogni tanto. Ok. E, dicevo, quello che volevo chiederti è come hai incominciato a correre in bici, perché mi affascina sempre l'inizio delle cose. Non a caso, come BCTV, mi piace seguire il ciclismo giovanile, perché è là dove si incomincia, ed è, mi interessa sempre molto. Quindi, quando hai incominciato, se c'è un qualcuno che ti ha fatto conoscere questo mondo in particolar modo, oppure una cosa che è stata più tua personale? Ma il mondo del ciclismo, diciamo, l'ho intrapreso quando avevo ancora, mi sembra, tra i 6-7 anni, ora non mi ricordo molto bene, però ero un G2, iniziai la stagione proprio a fine G2, e nulla, prima di essere un ciclista ero un calciatore, però da calciatore non ci cavavo nulla. Quindi, davvero? Sì, zero totale, e... Fu un amico di famiglia a dirmi: guarda, perché non provi? Come c'era, si chiama l'amico di famiglia? Marco Tomi. Grazie Marco, che abbiamo un ciclista in più. Perché mi sa lui correva, anche lui correva, lui correva in bici, tra l'altro era anche un ragazzo molto forte, che purtroppo era tra gli studi, una cosa dell'altra, certo. Ha dovuto smettere. E insieme a lui e a suo babbo, diciamo che... mi hanno consigliato molto di intraprendere
questo nuovo sport che secondo loro potevo magari dare un po' qualcosina di più che il calcio non mi dava. E ecco, sì, non fu uno di famiglia come potrebbe essere magari mio nonno, mio babbo, però un amico di famiglia, ecco. Sì, molto, un amico di famiglia. Molto interessante questo, perché molto spesso, molto spesso nel ciclismo si inizia perché c'è il papà, la mamma, il fratello, il parente, insomma. Sì, sì, certo, che questo non è negativo a mio modo di vedere, è buono, è una cosa bella, mi piace, però secondo me, da appassionato di ciclismo, mi piacerebbe che si arrivi come nel calcio. Cioè, che uno incomincia perché lo vede alla TV, perché ne sente parlare, che sia una cosa che... Perché è come che hai il desiderio, è come, non dico più tuo, perché quando sei bambino alla fine sei ovviamente influenzato da, certo, da dove cresci, è inevitabile, è ovvio, chiaro. Ovviamente. Però mi sembra che magari uno, per esempio, io da ragazzino ho giocato un pochino a tennis, ad esempio, no? Sì, però sì. Non c'era, è perché l'ho visto in TV, c'era sta pallina, sta racchetta, e ho iniziato da solo contro il muro. Per me nel ciclismo quella cosa lì, se ci fosse, come nel tuo caso, un po' di più, non sarebbe un male, non sarebbe un male. Diciamo che anche cioè, a livello di giovanile io vedo che sta iniziando, cioè non troppi ragazzi, ecco, vogliono intraprendere questo sport tra una cosa e quell'altra. È un peccato, perché potrebbe anche un bello sport, magari molti potrebbero fare anche sì, bene, cioè. Ma io credo che ogni sport davvero abbia la sua fascino, la sua bellezza, non ce n'è uno migliore di altri. Secondo me, come in tutte le cose della vita, la cosa importante è cercare di scoprire qual è il tuo talento, no? Sì, sì, sì. Io infatti tante volte, al di là della passione, secondo me devi capire qual è il tuo talento. Sì, infatti. Perché a volte magari, che ne so, mi piace suonare violino, però sono negato, magari sono un grande cuoco, che ne so. Certo, è uguale certo. Con sì, lo sport, quindi tante volte magari è stata una bella cosa la tua, che hai cambiato da uno sport all'altro, hai trovato una tua strada migliore, questo è molto bello. Assolutamente. Una domanda che faccio sempre ai ragazzi che passano di qua, e poi ti libero e ti ringrazio già adesso per la disponibilità, grazie perché mille, è già volata questa mezz'ora. Sì. Se hai avuto in questi anni il tuo momento più bello e il momento più brutto, e se mi dici questi due momenti, e magari di quello più brutto mi racconti anche come l'hai vissuto, e magari anche se come l'hai superato, perché magari in un momento, come uno supera un momento brutto, ci può nascondere un insegnamento anche per i tanti ragazzi che ci stanno guardando, chi lo sa, perché tante volte dall'esperienza degli altri riusciamo a carpire quel qualcosa. Guarda, partiamo dal momento più brutto, così almeno ce lo lasciamo, sì. Lo lasciamo subito. Lo dimentichiamo anche. Sì, sì. Allora, sì. Guarda, ero a inizio stagione di allievo secondo anno, quindi stavo facendo la mia preparazione tranquillissimo, e agli inizi di marzo ebbi un incidente molto grave che mi praticamente stetti fuori dalla bici per almeno 10 giorni, perché ero all'ospedale fermo, non potevo muovermi. E nulla, quando tornai a casa ero un po' giù di morale, perché non potevo fare la prima corsa, non potevo andare in bici con i miei amici, insomma ero un po' giù. Però è forse proprio lì che ebbi, diciamo, quella forza di riprendermi e di piano piano, passo dopo passo, cercai di rimontare in bici, di pedalare. E non feci la prima corsa, purtroppo, perché non potevo, e non ero ancora pronto, però subito la settimana dopo potei subito gareggiare. Insomma, per me fu una liberazione, perché passò un mese, e pensare che il mese prima ero in un letto d'ospedale, il mese dopo ero sulla mia bici, insomma fu una bella cosa, ecco. Certo. E poi quell'anno, diciamo, dopo tutto questo trambusso, arrivò anche poi quelle vittorie in pista. Esatto, quelle che si diceva prima. Sì, sì, sì. Sono legati tra loro i momenti belli e brutto. Ti senti di dire grazie in questi anni di ciclismo a delle persone in particolare? Magari se mi ricordi anche tutta la tua
perché magari sono anche tanti. Se mi ricordi anche la tua trafila delle squadre che, sì, certo, con le quali sei stato, che avranno piacere anche loro, no? Se certo, io sono, diciamo, mi hanno preso bambino e mi hanno portato fino agli allievi il pedale toscano qua di Ponticino. Che è... Ticino, Ponticino. Sì, sì. Sì. Proprio qua vicino a casa mia, quindi loro mi hanno cresciuto fino da giovanissimo, appunto da allievi, quindi hanno potuto anche vedere la mia crescita, e a loro, a tutti i miei allenatori, sia quello dei giovanissimi che quello degli esordienti che degli allievi, un grazie secondo me non basta, perché ricordiamo il loro nome. Certo, allora, dei giovanissimi, Giancarlo, detto Pilo, che era un mio grande amico, ancora questa grandissima passione. Poi degli esordienti, Fabio Frontani, anche lui grande maestro di ciclismo, che davvero mi ha fatto entrare questa passione nel cuore. E poi per infinire, certo, non per ultimo, Aligi Pieri, che è stato anche lui davvero tanti anni nel ciclismo, che ci ha detto tantissime cose, ci ha dato tantissimi consigli, e anche lui veramente un grazie non basta a tutti questi tre personaggi, perché hanno potuto formarmi e portarmi avanti. E poi, non da ultimo, certo, Tiziano Antonini, che è il mio DS attualmente, sì, GS Stabia, e che anche lui fino a quest'anno potrò stare insieme a lui. Sono passati 35 minuti, a me sono volati sinceramente. Davvero? Davvero? So. Non pensavo. Vabbè, non lo so, spero che non ti sia annoiato. No, certo, in questa chiacchierata. No, mi ha fatto tantissimo piacere, davvero. Perché questa è un po' una cosa che sto ancora un po' costruendo. Mi piacerebbe nel tempo andare a fare queste chiacchierate, perché permettono di raccontarsi meglio e anche a me mi aiutano a capire meglio e a far meglio il mio mestiere. Sì, perché sì, certo, così, certo. Se ti rivedo a una corsa la prossima volta, ci ho qualche spunto, sì, in, sì, più, infatti. Anche per fare un'intervista un po' più sensata rispetto a dire com'è andata la corsa, com'è stata, okay, la volata. Sì, 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 ho capito il senso. Perché... Sì, se no sono sempre le stesse. Sono sempre le stesse. Allora, è un disastro. Allora, ragazzi, facciamo una cosa, spero che a voi 45 collegati, se vi è piaciuta l'intervista, ci mandate dei cuori, dei cuori a Francesco, pollice in su, così, pollice in su, cuori, quant'altro, e vediamo, altrimenti no. Io intanto ti ringrazio ancora per essere stato qua e ti chiedo anche i tuoi prossimi impegni imminenti, domenica, le prossime domeniche, dove corri già? Guarda, al volo. Domenica siamo in provincia di Greve in Chianti, quindi anche, sì, qua in Toscana, e poi dovrei essere sempre in Toscana anche la domenica dopo. Poi per appuntamenti più avanti dobbiamo ancora un po' decidere anche con l'allenatore, sì, con la squadra, quali saranno le mie corse da fare. L'hai visti? Cuori, pollici, sì, sì, vedo tutto, sono arrivati, quindi con questa ondata d'affetto, davvero io ti ringrazio di cuore, perché soprattutto anche perché non ci conoscevamo, quindi è ancora mi fa ancora più piacere, sono contento di aver conosciuto un ragazzo davvero molto serio, determinato, ma soprattutto appassionato. Mi è piaciuto molto la tua descrizione di quando hai detto delle tue sensazioni nell'andare in bici da solo. È una, sì, cosa, sì, sì, che mi è piaciuta molto. Davvero. Vabbè. Grazie allora, di cuore. Io volevo fare un appello. Io? Volevo dire a tutti questi ragazzi di seguire il GS Stabia, perché siamo una, bravo, squadra molto, molto promettente, e niente, così almeno ci facciamo due risate, e ogni domenica è sempre una grande bellezza, insomma, vedere anche i nostri post e tutto. Quindi seguite il GS Stabia, mi raccomando. Allora, siete su Instagram, Facebook? Siamo su Instagram. Instagram. Sì. Instagram. Ma lo gestite Instagram voi, ragazzi? Sì, lo gestiamo noi così, almeno qualche post ogni tanto, anche la domenica. Sì. O sì. Ah, e tra l'altro proprio ora dovrebbe anche uscire il video di domenica scorsa, quindi... tutti a guardarlo. Ok, sono curioso. Sono curioso di vedere il video, perché a me mi piace tanto Instagram. Con BCTV sto cercando di
di mettere qualcosina. Sì, è stata una cosa anche noi carina da fare, l'abbiamo deciso tutti insieme, ci piaceva. Sì. Benissimo, io ti ringrazio ancora. Va bene, ti faccio un in bocca al lupo anche a te. Per la stagione, per il tuo proseguo e grazie anche a tutti gli amici che sono passati. Ciao a tutti, buona serata. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Francesco, ciao Valerio. Ciao.